Ciao ragazzi, ben ritrovati da Underlink e bentornati su Xenoverse per Aspera ad Astra. La scorsa volta mi ero fermato qui, in teoria, al percorso 3. E questa è la via per andare al campus. Non ricordo il nome del campus, ma è un campus, insomma. E Snowboarder Andrea. Ma insomma. Grazie, grazie. No, vabbè, è una battuta. C'è il mio nome questo qui, Grandina. La Grandine non mi piace per niente. Tanto meno i Pokémon di tipo ghiaccio, perché contro tipo drago non è che proprio ci vanno a nozze. O meglio, loro sì, tipo drago, quel tipo ghiaccio no. La cosa buona è che il ghiaccio fa un danno di tipo normale perché sono anche tipo acqua. Quindi ci sta. In squadra ho messo anche Cyanide, che sarebbe Blingrim. Quindi lascia fare che è buono secondo me, eh. Poi dopo vedremo più in là se veramente vale la pena tenerlo. Ho inoltre portato tutta la squadra, tranne Blingrim, al livello 15, che sarebbe il livello di cattura di Sharpedo X. Anche perché serviva. Ci voleva assolutamente allenare un minimo la squadra. Perché sennò, ragazzi, davvero è impossibile andare avanti. Qui abbiamo un altro allenatore sul ponte. Filippo, e là ci sarà Filippa. Deve fare la coppia, no? La cosa buona è che mi alleno un bel po', ma la cosa brutta. Ah, ma qui è da dove venivamo? Dalla città, forse. Forse no. Comunque sì, la cosa buona volevo dire è che mi alleno i Pokémon, ma quella brutta è che devo curarli di continuo. Solo questo. Non avevo mai visto questo lago così ghiacciato. Aluccia. Ma è un nome, Aluccia? Inoltre, Elekid, Endeavor, ha imparato Brucia tutto. E brucia tutto è molto più simile a Prominence Burn, quindi dai, ci sta a pennello il nome. E devo ancora curarmi. Il problema è anche la grandine, che dà solo fastidio. Io e i miei Pokémon adoriamo i climi estremi, io no! Estremo no, il freddo sì, ma non estremo. Il caldo no, il caldo è proprio. Se potesse scomparire il caldo, io starei fresco come una Pasqua, però non si può. Dovrei andare a vivere in montagna? Oh, Geodude, finalmente un Pokémon che prende danno dall'acqua, ma rimane ad un PS perché prende danno da grandine e quindi ciao. Qui c'è una casa. Ah, ma c'è anche uno snowboarder. Io ho paura degli snowboarder. Ciao, scappo. Ok, lo affronterò dopo. La bufera deve aver congedato dei tuoi Pokémon. Fa come se foste a casa tua. Scaldati pure davanti al camino e riposa quanto vuoi. Ma grazie. Ma mi curi per davvero, mi curi? Ah, sì, è vero. Meno male. Ma no, sai, tipo le frasi fatte, no? Riposati. Però non è vero. Allora affronto questo e proprio mi riposo un'altra volta. Perché, insomma, tanto che ci sto. Snowboarder Beppe. Quanto fiero poi, Beppe. Oddio, potrei allenare Endeavor qui, eh. Però vorrei fare evolvere Tianlong. Non voglio. Voglio farlo arrivare alla seconda palestra già evoluto. Bello podero proprio, lo voglio. Credo che ci siano solo Pokémon di ghiaccio in questa zona, quindi eviterei proprio gli incontri selvatici, perché non ho intenzione di mettere un tipo ghiaccio in squadra, ma proprio no. Comunque qui abbiamo un altro allenatore, ragazzi, è pieno di. Cos'è quella cosa? Mi sembrava un cumulo di neve con degli occhiali e un cappello. Sono curiosissimo ora. Perché sicuramente è un allenatore nascosto. E non credo un Pokémon, perché sarebbe anche strano. Alfonso, come hai fatto a smascherare il mio travestimento? Ma dai. Ma che cosa. Ah, un pile, no? Perché se sarà. Sarà nudo, porca miseria. E torniamo un'altra volta a curarci. Ciao, torno Beppe qui. Scari Beppe, come ti chiami tu? A questo punto ho messo Endeavor davanti perché è chiaro che qui non se ne fa nulla senza un Pokémon tipo ghiaccio. E questa cosa di dover rompere questa roccia la trovo alquanto inutile visto che è ovvio che abbiamo Holo Trapinch per rompere le rocce, visto che siamo arrivati in questa città, in questo percorso, rompendo una roccia. È anche vero che però te la fanno usare subito la nuova abilità, quando una volta che la prendi, però te la fanno usare subito e spesso.
Lottiamo, questo qui ha un freddo boia, secondo me sta congelando, però beh, vuole andare in giro con la maglietta a maniche corte. Beh sì, anch'io. Cioè ragazzi, se vedete bene abbiamo tre allenatori, in teoria. Siamo passati dall'averne due, tre a percorso ad averne troppi. Non c'è una via di mezzo. Ok che magari hanno messo un level cap più alto, però dovevano in questo caso aumentare anche la curva di apprendimento perché è penosa. È improponibile una curva del leveling così bassa. Qui c'è una tana Pokémon a quanto pare. Mandiamo Sholong, dai. Intrigante. Non c'è nulla? Ah! Un Bergmite. Ah, quelli erano tutti quanti Bergmite? E cioè, devo andare a caso allora? Con cosa devo parlare? Scusami. Che devo trovare? Provo a premere A su tutti? Ah, ecco, Pietro Ovale. Ma è così a caso? Vabbè. Ok. Non. Qua un altro Bergmite, tanto per cambiare. Vabbè, affronto anche questi due allenatori e poi possiamo proseguire. Bellissimo! Kidun! Bello! E che gli facciamo a questo che è sicuramente è volante? Ah. Questa è la carpa che appendono i giapponesi quando c'era quella festa particolare. Non ricordo il nome della festa. Ma appendono queste carpe appunto a un'asta, una bandiera. E volano al vento, fluttuano, si dimenano. Secondo me questi qui hanno la stessa gimmick di Magikarp che poi si evolve in Gyarados. O Gyarados se preferite. E sicuramente diventerà fortissimo. Interessante davvero, mi piace. Come Badumz? Ma che cosa? Ma da tuttora solo ha fatto. E tra l'altro, sotto c'è anche uno snowboarder, quindi un altro allenatore. Dovremmo esserci a questo punto. Penso di aver superato tutti quanti gli allenatori. E arriviamo a percorso 4 dove ce ne sono tanti altri. Vetta Polare ad ovest, Campus Areopoli ad est. Infatti mi ricordo che c'era quel campus, perché l'ho letto. Vabbè, quando tu stai leggendo per i fatti tuoi e ti capita Campus! E allora scusami, io che devo fare? Non lo so. Cos'è? Questo qui ha dei Pokémon. Ma ragazzi, qui è pieno di allenatori, è bellissimo. Non troppo bello, però. Oh, qui abbiamo invece un altro bel ponte con tanti altri allenatori. Grande. E la Peppa, che roba è quello, mo? Mamma mia. Però è tipo normale. O buio. O ghiaccio. O roccia. Insomma, qualcosa che prende botte dal tipo lotta. È proprio laggiù, quindi siamo arrivati. Ti prego, non un'altra sfida. Non osare fare finto tonto con me, Sputerospo! Io non ne so nulla, lo giuro! Stupido quattr'occhi, sei inutile quanto questo orecchino! Fuori dai piedi, umano! Perché tu che sei, un robot? Cosa ci hai dato via quel brutto ceffo? Tu, sei un allenatore, mi sbaglio? Quel tipo ha perso questo affare. Io non saprei che farci, tienilo pure tu. Sembra più una ghicocca. Ma in realtà è un potara! Ora che quel piantagrane se n'è andato, me ne torno al lavoro! Tutto qui? Ok. No, aspetta Alice, aspetta. Allora, io so come si chiama questa, però non fatemi combattere ora. Tra l'altro, bello quel cappello. È il Pikachu che hanno introdotto anche in questo gioco. Sì, ogni gioco Pokémon ha una variante di Pikachu. E anche qui non fa eccezione. Pikachu, certo, un po' diverso, non è proprio Pikachu, si chiama Dedenne, a volte si chiama Morpeko, a volte si chiama Merrill, però c'è sempre. Emolga, tipo? Manim e Plasol? Stupidi rottami, alzate i tacchi e andatevene dal campus!
Ragazzina, cosa credi di fare da sola contro il temibile Team Dimension? Ehi, tu, sei l'allenatore per caso? Avrei bisogno di una mano per conciare per le feste questi due. Se uniamo le forze possiamo batterli in un istante, che ne dici? Non avevo accettato, veramente. L'avete voluta voi, pivelli? Va bene. Senti che Electro Swing! Sto gemmando. Sono rapito dalla musica, sapete? Oh, livello 18, bolla raggio. Certo che voglio imparare bolla raggio, stai scherzando? Dai che si evolve, dai che si evolve. Forse al 20. Recluta 201? Quante reclute hanno? Va bene, insomma, lotta piuttosto semplice, devo dire. Anche avesse un altro Pokémon non mi toccherebbe neanche. Però non è una lotta in doppio. Ah, peccato. Errore. Beh, peggio per te. Avete vinto, ma non toglieremo le tende dal campus tanto facilmente. Non so se fargli una voce robotica, una voce lamentosa, una voce da disgraziati, non ne ho idea. Grazie tante dell'aiuto. Che strano modo di conoscersi questo. Piacere, io sono Alice e lei è la mia cara amica Pikachu. Piacere, Pikachu. Alice o Alice? Io dico Alice, mi piace di più Alice. Come puoi notare, non è un Pikachu di quelli che siamo abituati a vedere. E quindi è un Pokémon X. Studiosi sostengono che provenga da un altro mondo. Incredibile, vero? Si dice che sia impossibile instaurare un rapporto d'amicizia con questi Pokémon. Ma il discorso non vale per me e la mia amata Pikachu. Noi siamo come sorelle. Oh, perdona le mie mani di protagonismo. Tu come ti chiami invece? Giannizzero, oh, piacere di conoscerti. Come dici che erano quei tizi strambi? Vedi, ero venuta fin qui per visitare l'immensa biblioteca che ospita il campus di Ariepoli. Ma sembra che Team Dimension l'abbia assediato da capo a piedi. Numerosi studenti del campus sono tenuti prigionieri da quei tali. È terribile, mi vengono i brividi a pensarci. Dobbiamo assolutamente fare qualcosa. Io starò alle costole di quei due, tu occupati degli altri qui al campus. Comunque, mi ha fatto piacere lottare al tuo fianco. Non capita tutti i giorni di imbattersi in un allenatore così carino, ma. Non mi hai visto perché non mi conosci veramente. Allora, qui abbiamo il campus oscurato dalle nuvole e gentaglia. Comunque, sì, so che in realtà c'è una storia per loro due, ma l'affronteremo in un altro momento. Questa è l'infermiera Joyce. Ah, mi cura, meno male, meno male. Torna quando vuoi. Ragazzi, io credo che bisogna affrontare il Team Dimension allora, eh? Guarda come si finisce a poltrire per tutta la vita. Ah, ok. Infatti io sto facendo dei cambiamenti. Questo campus è decisamente troppo grande, mi sono persa. Il problema non è quello! Ok, qui ci sono i tizi del Team Dimension. Affrontiamoli! Urk spacco! Siamo pronti allora ad affrontare il Team Dimension? Nathm? Beh, N8M, ok. Magari non fanno come alcuni giochi che mettono tipo i numeri per dire il nome. Quindi Nathm non è, quindi sicuramente N8M. Gli umani devono stare alla larga dalla biblioteca. Ordine dei sergenti! Vabbè, ragazzi, The Lost è troppo bella. Errore, sì, tutti quanti errori. È un errore che tu sia qui. Devo assolutamente dare segnale alle altre reclute. Se i sergenti venissero a sapere della mia sconfitta, mi rottamerebbero. Ma c'è una persona, secondo me, lì dentro. Non può essere che sia veramente un androide? La recluta è arrivata da me frignando come un cucciolo di umano. Come un cucciolo di umano. Ma questo vende la roba qua nel mezzo di una pandemia globale. Uè, ma cosa è un fienile?
Questa pensione Pokémon. Ah, cos'è Cerchirogne? Ma mica tanto. Ho camminato per chilometri, per ere geologiche. Vabbè, niente. Dobbiamo per forza affrontare il team Skivus qui. Go, go, Grambos! Yeah! Che oggettini strani che ha. Che incaglierie. Oh, scusate, no, non volevo passare, volevo solo parlarvi, ma poi mi avete interrotto. 76G. Dove credi di andare, umano? I sergenti non vogliono guastafeste tra i piedi. Ma uno per volta, quindi? Ragazzi, attenzione, ha uno Zubat! Io l'ho detto prima, pandemia globale e arrivano gli Zubat! Io starei molto attento, eh. A questo punto mi pare chiaro che Tianlong si evolve dopo il 20. O al 20 o dopo. Non ho controllato la wiki, perché la wiki l'ho presa solo per le immagini e neanche c'erano, quindi non ho neanche potuto leggere, se anche avessi voluto. Ammasso di rottami, non vorrei deludere i tuoi superiori. Ci penso io a tenere alto l'onore delle reclute Dimension. Vabbè, basta, la musichetta. Ok, però la coccia qua dentro balla, eh. Mi piace tantissimo lo sfondo. È bello. Oh, lo sfondo, gli sfondi in generale di Pokémon Xen... No, non è Pokémon, questo è solo Xenoverse. Che ha degli elementi Pokémon. Ovvero i mostriciattoli, appunto. Però... non lo so, ragazzi. Sono belli gli sfondi. Sono molto curati. Certo, siamo davanti a un edificio. E quindi non potrebbe esserci la statua di Grumble, però lasciatela passare, no? Magari neanche ci avrete fatto caso, quindi ve lo sto facendo notare io, però è per dire che l'engine ha dei limiti. Oh, perfetto, Bollaraggio non è più sotto l'effetto di inibitore! E allora scateniamola contro questo povero Sneasel! Bla! Una sbavata! Secondo me non è acqua, ma è bava. Loro hanno le mucose che spruzzano bava. E abbiamo vinto. È un errore, sì, voi siete l'errore. Ci penseranno i sergenti a farti la pelle, io vado a curarmi. A questo punto Tianlong lo porto al 20 e vediamo se si evolve. Qui c'è altro o solo libri? Solo librame, va bene. E qui? Eh no, mi vede a vista, proprio a vista. Tac. Dove penso di andare? Dal boss? L'errore in testa ce l'avete voi. Ah no, aspetta, se n'è andato. Quindi forse posso esplorare. Perché c'è qualcosa forse. Non ci ho fatto caso prima da sotto. Oh, attenzione, c'è una MT-04. Calmamente. Potrebbe essere buono effettivamente boostarsi un pochino attacco speciale e difesa speciale, ma vedremo poi più là, vedremo. Allora, calma. Calma e sangue freddo. Curiamoci. Shackboard è davanti. Non mi piace Shackboard davanti. Cioè sì, ma no. Metto Endeavor. Metto Phantom. Cosa l'ho dato semplicemente di là? Senti qua. Guarda la B. È proprio quello che cercavamo, Roger. Sicuro, eh? A me sembra solo un mattone, Roger. Che domande fai, stupido rottame? Questo è un oggetto sacro che racchiude un potere sconfinato. Ehi, pianta di interrompermi, non vedi che... Oh no! A quanto pare abbiamo compagnia, Roger. È quello che cercavo di dirti, fratellone. Credo sia semplicemente un nostro fan, Roger. Che c'è, un anagrafo, ragazzino? Facciamo in fretta, abbiamo da fare noi. Ma cosa? Ma perché? Non c'era bisogno! Non c'era bisogno! Ehi, bastardo! Ma perché? Non ci si comporta così con gli ammiratori. Non hai imparato un tubo dai pezzi di Daddy? Roger. Sarà dimenticato. Cosa? Davvero non sai chi siamo? Visto, lo dicevo che io non dovevo perdere tempo con questo qui. Non siamo il du... Chiudi quella fogna! B. Io sono quello che fa le presentazioni. A. Di autorità. B. Come baldanza. A e B. Del Team Dimension con eleganza. Roger! Pensavo che per un momento che facessero tipo...
Abba Tantuono quando faceva Attila. Avete mai visto quella scena? Andate a cercare. Ma che succede qui? C'è una festa e non sono stato invitato? Chi è lei? Io sono Claudio, il capopalestra del campus a Riepoli. Questo edificio, prima ancora di essere una biblioteca, è un luogo sacro. Avete approfittato fin troppo della nostra pazienza e del nostro campus. E io non lo tollero. Evaporate subito! Grande Claudio, digliene quattro a questi buffoni! Go, go, Grumbles! Il nostro Claudio è piuttosto! E tu, Becapelli, c'entri qualcosa in questa storia? Non ti ho mai visto qui al campus. Bah, non importa. Voi chi sareste, pagliacci? Se non filate con le buone, lo farete con le cattive. Guarda, fratellone, un altro umano che non ci conosce, Roger. Adesso ci penso io a questo biondino con la puzza sotto il naso. Ben detto, fratellone, facciamo di fuori senza... Quante volte devo ripeterti di non parlare a bambera? Basta. Questa volta però devo darti ragione, Roger. Avete il coraggio di lottare contro di me? Pagliacci. Siete proprio in vena di scherzare. Distruggili, Claudio! Go, go, Grumbles! Fagli vedere chi comanda, Claudio! Ehi, bei capelli! Se proprio non vuoi toglierti di mezzo, fammi il favore di darmi una mano. In caso fossi in difficoltà, ci penserò io a farli tornare nel loro circo. Lascia che curi i tuoi Pokémon. Questi due mi sembrano un po' troppo sicuri di sé. Bene, facciamoli neri! Ok, questo è un pochino più dubstep all'inizio. Questo è il remix di prima. Quello shiny è mio. Siamo anche in colore coordinato, visto? Ma non prendono danno? Ah, non posso sconfiggerli. Era ovvio. Capo, stai bene? La luce del capo è stato sconfitto? Se dovesse usare l'altro Pokémon, finirebbe per danneggiare anche la biblioteca. Tranquilli, ragazzi. Io e Alucia siamo tutti interi. Cavolo, questo ragazzo mi ha proprio salvato la pelle. Se non fosse stato per lui, quei Pogner mi avrebbero sconfitto in un istante. Ancora non chiudete quella bocca, eh? Tranquilli, ci pensiamo noi. Pogner, fateli fuori! Roger! Fareste bene a ricordarvi di noi, Roger. Chi è? Ragazzi, tutto bene? Cos'è stata quella scossa? Una luce di colore rosso. Il dì in cui la lastra sarà sottratta, un messia, a fianco del suo sacro Pokémon, risveglierà l'energia rossa facendosi baluardo della speranza. Che sia... Ero convinto che non ci fosse nulla di vero, eppure... Questo vuol dire che... Ehi, bei capelli! Guardate la tua borsa, qualcosa brilla di un rosso vivo! Lo strano orecchino di Link incanala l'energia rossa della lastra terrestre. L'energia ha generato l'anello terrestre. Apri bene le orecchie perché non lo ripeterò. Dai quell'anello al tuo Pokémon. Assegna l'anello terrestre al tuo Pokémon iniziale e posizionalo in testa alla squadra per continuare. Anello terrestre, perfetto. Oh yeah! Quindi è così che si evolve in realtà. Cioè si evolve, cambia forma. Guarda il tuo Pokémon. È riuscito a sfruttare l'energia della lastra terrestre per potenziarsi e cambiare forma. Non c'è dubbio, è l'evoluzione terrestre di cui parla la leggenda. Come fate ad essere ancora in piedi? Pognard, fateli a fettine! Va bene. Quindi ha semplicemente cambiato forma, non è evoluto. Però va bene. Ci sta. Allora, io ho preso quello... Quello rosso stavolta, quindi bene così. Abbiamo fatto a cambio. Danza spada, farà malino.
Ok, va bene, ora attaccherà lui con Cresci Pugno. Buono, buono. È fatta. Ma che devo dire? Niente, ragazzi. Se questo è il metodo per avere un Pokémon più forte, ok. Però devo vedere ora se si evolve effettivamente. Perché se non sbaglio si può evolvere. Vuoi un autografo completato? Roger, Roger, non è possibile! Lo sapevo che non ci avreste deluso, capo! Go, go, Rambos, grande capo! Avremmo perso. Ma il nostro compito l'abbiamo portato a termine. Roger, Roger, Bambocci. Roger, Roger. La lastra sembra aver perso tutto il suo colore originario. Ho letto molti libri al riguardo, ma non credevo che dietro quelle storie ci fosse un fondo di verità. Tu hai ottenuto l'essenza stessa del pianeta, il codice terrestre. Quell'energia contenuta nel tuo orecchino ha permesso al tuo Pokémon di evolversi. Ah. Inoltre, la lastra si è tramutata in un anello. Senza quello, probabilmente, l'evoluzione non avviene e il tuo Pokémon rimane allo stadio base. Affascinante. Spero di rivedere questo potere in azione, magari nella sfida della mia palestra. Ci becchiamo, bei capelli! Ma chiedere il mio nome ti fa schifo? Quindi quella era l'evoluzione, allora. Mi sto facendo un giretto per il campus e credo che la palestra sia la confraternita Grumbles, ma non ne sono sicuro, quindi vado a farmi un altro giretto di qua. Attenzione, però forse no, qua è la palestra, perché c'è Alice. Fortuna che eri ancora qui al campus! Ho saputo che tuo Pokémon si è evoluto. Io e Pikachu volevamo complimentarci con te. Fammi indovinare, stavi andando a sfidare la palestra, vero? Il mio sesto senso non mente mai. Allora che ne dici, ti va una sfida preliminare con me? Vediamo se hai davvero la stoffa per mettere alle strette il capo palestra. Non volevo. Alice, nel paese delle meraviglie. Alice guarda i gatti e i gatti guardano le Alici. Ha uno Shockbird, vabbè però. Volevo cambiare Pokémon, ma per sbaglio ho premuto A praticamente. C, vabbè, che sarebbe come A. Tasto azione. Lo rifaccio. Sono pazzo? Sì, sono pazzo, sì. Tanto il tipo drago mi protegge, quindi. Buono. Buono. Pikachu secondo me è tipo folletto, quindi metto Endeavor. Vediamo che combina. Perché è rosa. O è psico o è folletto, uno dei due. A vederlo così sembra psico. Voglio dire folletto. Mi aspettavo qualcosina di più, però si vede che è un livello basso ancora. E posto così? Ai ai, ho perso. Lei già c'ha il guanto US. Colpo di fulmine? Ma, forse per lei, per me no. Mi dà anche un revitalizzante max, va bene, grazie cara, lo apprezzo molto. Faccio il tifo per te. Ah, ok. Allora sono contento. Ma qua ti regalano oggetti a tutto spiano perché hai salvato il campus. Ma io lo apprezzo, per carità. Sta cercando un Ikilu, vuole scambiarlo con Chigami. Non ce l'ho Ikilu, no. No. Ciao. Ma qui che succede? Re della giungla, ma non ci posso andare lì? Questa è la palestra, allora aspetta. E perché c'è anche un achievement di sconfiggere un certo numero di questi venditori. Quindi voglio farlo. E poi è un allenamento. La cosa furba è che contornato lui diventa tipo drago grazie a mutatipo. Cambia colore, non mutatipo. Mutatipo è un'altra cosa. Grazie a cambia colore. E quindi tipo drago diventa super efficace. E vinco così. Manda il suo Meow X, quindi Xenoverse. Ma. Non lo so. Brucia tutto e ce la facciamo? Non farà forse un danno enorme? Buono. Ma no, Psico! Quindi. Fa male. Ah, vabbè, l'ha mandato KO. Non è un problema. Mandiamo Shockbird. Scintilla e good game. GG W un pezzo di P. Esattamente. Ho un bel po' di punti esperienza stavolta, eh. Ho sbagliato ad accusarti, scusa, volevo solo vedere.
prendi qua, ma sì. Che poi ha dei prezzi da ladro questo, anche fosse. Quindi non vorrei proprio comprarci nulla. Bene ragazzi, allora questo video termina qui. Nel prossimo affronteremo la palestra e risuoneremo di santa ragione a Claudio, altro che Go Go Grambles. Io come sempre vi ringrazio per aver seguito il video, vi ricordo in descrizione il link per Instagram e se ancora non siete iscritti al canale iscrivetevi. E noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Bye bye!